Io tengo la metà del mio spazio per fare delle mostre di amici, di cose così, o strutturate, prevalentemente di fotografia. Poi faccio degli incontri video, di video d'arte, e in questo caso avevo piacere di dire che di dare un segno positivo alla situazione sociale in questo momento, cioè la mia sensazione è che ci stavamo aprendo nel meglio. E allora ho fatto questa mostra col titolo Vedo la luce, punto esclamativo, che chiaramente significa qualcosa. Ho dato a una serie di amici artisti bravi una lampadina elettronica, un cavo e l'interruttore, e questi mi hanno tirato fuori queste cose molto belle, con il mio cavo o senza il mio cavo, insomma sono tutte luci, sculture luminose. E voilà. Dunque, qui ci sono allora Marienzo Ferrero, che la luce la fa diventare, la moltiplica, e sempre quella lampadina là. Questo del suo studio di design, perché ha uno studio di design con un altro amico. Questa è Tesi Canfari, che aveva lo studio qui, e una signora della mia età che ha un sacco di energia, metallo, metacrilato, ed è venuta fuori questa cosa che in questo caso sembra sospesa dal suo cavetto. Questo è De Paris, lo conoscete? È un artista bravissimo, lui è greco, e per dire ha una produzione vastissima di ogni tipo di situazione, di ambiente, di spazio, e all'interno di questi spazi chiusi, tutti chiusi, mette sempre questi personaggini. E io l'ho chiamato perché ha un approccio alla vita un po' simile al mio, cioè positivo, allegro, però a parte questa allegria dà la sensazione che, non so, io e te siamo, in questo momento ci vediamo, ci confrontiamo, però viviamo in due capsule completamente diverse, amici, energie, eccetera, e questo è un po' quello che mi interessava di Paris, che ha portato qui un light box. Questo anche io trovo molto interessante, questo artista è Jean-Paul Charles. Questo qui lui lavora sempre con i volti, volti sempre cambiati, affascinanti, stranissimi, uno diverso dall'altro. In questo caso sono i suoi fantasmi, vivo con i fantasmi. Di fatto questo qui, se noi togliamo la luce ambiente, nonostante tutti questi led colorati eccetera, è un cartoncino che diventa nero, perché basta quel un millimetro e la luce non lo raggiunge. Quindi la cosa interessante è che questo volto appare e scompare a seconda della luce ambiente che c'è. Jean-Paul Charles, io trovo splendido. Questo è il mio lavoro. Ho tirato su questa mostra, ho spinto gli artisti, li ho sollecitati, dai portalo, e poi io ero rimasto l'ultimo senza un'opera. Allora sono partito da questo spirale LED e gli ho messo un volto davanti, e poi mi sono accorto che, come in Jean-Paul, il volto rimaneva completamente al buio, e non era questo il messaggio che volevo passare. E allora è venuto fuori quest'altro elemento, visto che io sono anche fotografo, lavoro molto con la fotografia, e per un qualunque fotografo lo schermo riflettente è una condizione sine qua non. Tutte le foto che vedete nelle belle riviste di moda con le belle ragazze al sole, in realtà c'è un omino che gli tiene un pannello riflettente enorme di fianco. Questo qui non è un pannello riflettente, è come fosse un libro,
ed è uno specchio. Allora, se vedete, finalmente allora la luce colpisce il volto, almeno fino a livello degli occhi, e per cui in qualche modo la nostra luce noi l'abbiamo solo da un riflesso. Quindi io in qualche modo posso vedere me stesso guardando voi, non andando a scavare nei meandri. Questo era il mio pensiero. E poi c'è questo lavoro di Luisa Valentini, e anche a lei ho dato un cavetto con una luce. Luisa Valentini tra l'altro è nell'atelier di qualcun altro in questo momento, anche come artista che partecipa, e io lo trovo semplicemente splendido come al solito. Non so se la conoscete già, Luisa Valentini è un artista abbastanza importante nel nostro panorama di Torino, e guardate la leggerezza di questi petali di rosa, che sembra che siano proprio dei petali delicatissimi, ognuno ha una sua piega delicata, e poi soprattutto la forza di questo elemento contrapposta con la leggerezza di questa lampadina che ha voluto utilizzare, proprio perché era delicata e perché manda poca luce, non tanta. E questo connubio io lo trovo splendido ed è caratteristica di questa ragazza signora, che ha questa energia un po' come Teci Canfari, come energia combinata con la delicatezza. Contenti? Andiamo avanti. Allora, di qua c'è un altro piccolo. Ah, questo Ennio Bertrand. Ennio Bertrand ha partecipato con una serie di video a una serie di incontri sul video arte molto interessante e molto interessanti, che riprenderanno a settembre, e lui lavora sempre con elementi interattivi in realtà. Quindi diciamo, una cosa tipica di Ennio è il fatto che magari voi fate così e questo vi risponde, gli fate una domanda e lui vi risponde, o cose strane, succedono sempre delle cose strane. In questo caso no, ha preso un lavoro che aveva già, che era però interessante e significativo, e è abbastanza emozionante l'idea, che la sensazione che basta poco per versarsi, invece che un tè, un tè di luce, con luce, quasi da miscelarlo e poter fare cose, quello che si vuole, dosarlo in base ai propri piaceri. E lo trovo anche una cosa molto attinente a questa mostra. Un altro artista che mi ha fatto molto piacere che abbia partecipato è Andrea Chidichimo. Chidichimo è uno dei più importanti esperti di illuminotecnica d'arte. Adesso è impegnato in un lavoro nel Veneto che gli prenderà un anno intero, ed è espertissimo in tipi di luci diverse. In questo caso gioca con questo spot a luce rotante e con un suo quadro a olio. Tra l'altro è interessante il quadro a olio perché è tradizionale, dove i colori, vedete, il rosso all'improvviso appare e poi sparisce e va nel fondo, diventa nero per poi di nuovo ritornare. Quindi qual è il vero la vera immagine di Chidichimo o nostra? Dipende dagli occhi che lo guardano. E da tridimensionalità. Sì, anche. Quest'altro è Hiroaki Asahara, lo conoscete già, lavora moltissimo con la carta washi, ma e dà sempre dei pensieri estremamente delicati e poetici. Qui l'idea e il titolo anche è Semi di luce, cioè lui ha messo dei sassolini laggiù in fondo in una piccola bacinellina, e la luce invece che venire dall'alto è proiettata dal basso, e guardate che cosa combina: fa crescere un albero di ombre,
di ombre e di luci contemporaneamente. E questa è, è la magia degli artisti, insomma, di noi artisti che possiamo con un po' di poesia trasformare le cose, far nascere gli alberi, farli sparire. Un altro lavoro che io trovo molto interessante è questo di Laura Ambrosi, e lei lavora con il metacrilato, con il plexiglass, e l'idea e la sensazione che ci fosse un centrino sulla tavola che all'improvviso, con un soffio di aria e di vita, paf, se n'è volato. E lei, questo è tutto inciso, tutta la trama che vedete è fatta tutta, se uno se ne accorge mettendo un dito dietro, senti che è proprio inciso. Wow! Vai, vai. Così mi fermo. Bravo. Tra un po' di anni costerà un sacco questa tua firma.